Tecnologie di ultima generazione per la diagnostica per immagini dell'ospedale di Urbino, un pacchetto di investimenti di oltre 581.000 euro di cui fanno parte il nuovo mammografo, il macchinario Osna, è un software di intelligenza artificiale integrato nel sistema della nuova risonanza magnetica d'alto campo, del valore di oltre 1.100.000 euro. I nuovi strumenti di radiologia sono stati ufficialmente presentati alla stampa questa mattina all'ospedale di Urbino. Sì, con questa donazione che è il frutto di una cooperazione tra Regione Marche, azienda sanitaria territoriale e soprattutto i cittadini, viene dotata la Breast Unit di Urbino con questa tecnologia innovativa che è assolutamente necessaria e indispensabile per garantire l'aumento di screening senologico alle donne che la Regione Marche ha portato da 45 fino ai 69 anni. Una donna ogni tre ha questa patologia e quindi c'è un grande interesse del servizio pubblico a garantire la cura e soprattutto la prevenzione di questa malattia. Si tratta di un impiego di risorse importanti che impatteranno positivamente sulla qualità delle prestazioni offerte dalla diagnostica per immagini del nosocomio Urbinate, spiega il direttore generale dell'ASTA di Pesaro Urbino, Nadia Storti. Un passo in avanti importante per la sanità della provincia di Pesaro Urbino, che ormai da qualche settimana può contare su una nuova dotazione che riesce a individuare la cellula da cui scaturisce la patologia in modo preventivo. Riesce a individuare la cellula da cui scaturisce la patologia in modo assolutamente preventivo e riesce a garantire poi ai chirurghi l'eventuale asportazione o la cura della patologia con chemioterapia o altri strumenti di cura oncologica. Naturalmente è una tecnologia che non esiste in molte altre regioni. Qui a Urbino con la Breast Unit, con il professor Magalotti, la dottoressa Manna che ha fatto emozionare un po' tutti, si sottolinea come ecco, ci sia un'eccellenza di livello nazionale e ciò che serve al nostro paese, tenendo conto che quando questa malattia va a colpire una famiglia, queste malattie poi sono devastanti, non perché hanno un esito esiziale, quanto perché vanno a colpire i nuclei familiari. C'è da dire infatti che la scienza medica ha fatto dei progressi notevoli e quindi molte di queste patologie sono perfettamente curabili, ma l'asportazione di una parte del seno per le donne crea anche problemi psicologici, quindi stiamo lavorando anche per il sostegno psicologico alle pazienti che hanno questo tipo di malattie.